Bravi nonni. Prof, allora abbiamo visto Bianchi, è un po' il tema di queste settimane, cioè il toro che fa fatica in attacco, il bomber in crisi. Questa un pochino è la domanda che ci facciamo noi, ma che si fanno un po' tutti. Ma Bianchi, secondo te, è un ragazzo, secondo me sì, che nel momento in cui iniziano a segnare sente molto la pressione, quindi la carenza da gol? La pressione la sente, però non mi sembra il caso adesso di andare a dire che Bianchi sia in crisi, perché se è in crisi Bianchi c'è da chiedersi in che condizioni sono Sgrigna, Meggiorini e Sansone che hanno segnato molto meno di lui. Quindi diciamo che è la squadra che non segna molto, anzi per la verità segna poco, è altrettanto vero che questa squadra ha la seconda difesa del campionato, seconda, terza, è un gol dalla seconda difesa del campionato. I numeri della differenza reti del Torino sono numeri da parte sinistra della classifica. Il Toro sarebbe al quinto o sesto posto se andiamo a vedere i numeri attacco-difesa. Poi la realtà è che non sempre quei numeri fanno la classifica che meriti, la fanno nel lungo periodo, non nel breve. Quindi questa è una squadra che segna poco e per fortuna ne prende pochi. Ma Allora, ci signori, noi sono. E quindi abbiamo Bianchi qualche duro ogni tanto non lo 14 farà. punti, giusto? In classifica. Abbiamo 14 punti Sì, o no? 14 Sì, punti. ne avremo 15 praticamente senza Sì. quell'uno che ci ha rubato Pellicori. Quindi la Roma mi risulta. Vado via, va. Pulici Sicorica, ma tu me lo devi anche, tutte le volte me lo devi E lui pronunciare, sto nome. Pellicori. No, vabbè, allora guarda, Ne allora, non, avrei. La allora vado anche di scampanellio che di Roma ne ha, solito. la Roma ne ha 17, Sì. se non vado errata, e il Torino virtualmente ne ha 15. Quindi non rompiamo troppo le scatole, lo sappiamo che abbiamo il problema davanti. Ma è una squadra in questo momento che Che fa sta parlare facendo di sé, benissimo, come no? a Certo. parte alcuni giornali che io mi dico come si può continuare a chiamarsi, a definire giornale sportivo, e mi riferisco alla Gazzetta dello Sport. Ale, e stasera tu devi Oh, mettere. l'altra volta sei Oh, arrivata con tutto bene! sport, ma Sì, leggi anche quella? che in più Ma non delle lavori mai volte. tu? Sì, il lavoro è No. come? Stamattina È sono arrivata sempre lei alle che 5 e mezza. legge, Beh, leggo, legge. il mio lavoro è leggere, ma stamattina turno 5 e mezza, Ah. tre volte a settimana, ti posso Che non parla garantire. mai del toro. Beh, la Gazzetta dello Sport non legge, non parla mai del Toro. Addirittura giochiamo contro il Bologna la scorsa settimana, parla del Bologna, ma come se non giocasse contro il Toro. Cioè, comunque, al di là di quello, è una squadra che insomma è in salute in questo momento. Una squadra che se il dovessi mettere in top e flop, la metti nei top tutta la Ma vita. La sai che squadra. ci scrive Gabriel, dice 11 anni, abito a Fossano, per me il top è Gillet. Assolutamente Esatto. Ci siamo. sì, Silvia, quello. Allora, Gillet è l'acquisto Gillet. di quest'anno, Gillet è il vero acquisto di Silvia, quest'anno. Gillet nei top, ma tu non lo vuoi mica Sì, mettere. tant'è che la Roma che prima mette Goicoechea, come si chiama, Eh beh, l'Articoechea, non lo so, mica lunedì male. prossimo rimette Stekelenburg. Noi che in porta abbiamo orgogliosamente un gran portiere, siamo molto più in Allora, salute di loro. qualche messaggio, poi abbiamo anche una telefonata. Un saluto a Riccardo da Matteo, insomma parecchi saluti per Riccardo, non mi cadere dalla sedia, mi raccomando, io te li leggo, tranquillo. Silvia, più prof che coppia fantastica, Sì. altro che Bianchi e Sansone, dice Roberto da Ah, Torino. ma scritto un mio amico. Pazienza. Massacra Piazzolla. Ecco, molto Guarda, bene. Se l'hai scritto da sola prima, io ho visto nel quando ce lo no, stava GP, scrivendo. io nei Abbiamo un amico top. al telefono, lo Ah, sentiamo cos'è? però prima. Pronto? È pronto? Buonasera. Buonasera. Intanto saluto tutti. Io Come si chiama? Paolo, mi chiamo Paolo. allora, ci dica tutto. Allora, niente, io dico, sentivo Piazzolla prima dire di Zeman. Zeman, secondo me, cioè, per me è meglio che cioè, una persona pulita, oltre che una persona che comunque lui il suo credo non lo cambia, ed è molto meno arrogante che Conte, quello è poco ma sicuro. Poi, Di per chi? quanto Di riguarda il Toro, volevo fare chi? Di una Conte. considerazione Chi su Cairo. ha Io non detto so di Conte? perché Non ho capito. un presidente che ha la possibilità. Questa volta sembra veramente che sia la volta buona, di dare una mano per rifare il Philadelphia, metta solamente una cifra irrisoria come 1 milione, mentre gli altri ne mettono se non il doppio il triplo. Allora, A parte noi, come questo. dire, registriamo quello che lei sta dicendo, poi del Philadelphia ne parleremo, perché domani è un giorno comunque importante, come si dice, Esatto. un giorno tondo, per cui di Philadelphia parleremo, ma non soltanto di Philadelphia, perché parleremo anche di altre cose che trovo quantomeno, come dire, sorprendenti, via, utilizzo un termine molto eufemistico, che stanno succedendo a Torino in queste settimane. Poi Paolo, a volevo proposito del Toro a Roma? ecco, poi volevo di
almeno io spero che Silvia la pensi come me. Io penso che nelle quattro partite che dovremo affrontare tra Roma, Fiorentina, Juve e Milan, il Toro non ne perda una. Io non so se Silvia è d'accordo con me. Non so quanti punti possiamo portare a casa, però secondo me contro le grandi squadre il Torino ha sempre giocato bene, secondo me non ne perdiamo una. Silvia, sei d'accordo? Io penso che ormai comunque il gioco di Ventura sia abbastanza familiare alle grandi squadre. Hanno capito che il Toro addormenta la partita dietro con i suoi ticket e tac che ti aspetta e sanno perfettamente che davanti è abbastanza leggerina, per cui io la vedo dura fare comunque anche soltanto dei pareggi con tutte le squadre che hai appena enunciato. Certamente il derby è una partita aperta, perché sappiamo che per antonomasia il derby lo è, però con questa squadra qua, quella dell'altra parte, io la vedo davvero tanto dura. Poi hanno questo grandissimo stadio che veramente è il loro 13° uomo in campo, il 12° sappiamo tutti chi è, e la vedo dura, non vorrei essere pessimista. Poi comunque, al di là di tutto, per me che si vinca, che si perda, aggiungi tu il finale, è sempre lo stesso. Pronto? Sì, ti stiamo salutando. Allora, secondo me pareggiamo a Roma e pareggiamo il derby. Adesso ce lo segniamo e poi ci risentiamo qui a dicembre. Dimmi Paolo. Chi segna a Roma, dimmi chi segna a Roma. Ma a Roma, non lo so. 0-0. Secondo me mette Sgrigna e segna lui. Lo metto già nei top. Grazie Paolo. Nel frattempo noi abbiamo anche una grafica a proposito. Potevi scriverlo più grosso, Sgrigna? No, perché poi se non segna. Ragazzi. Poi mettere Sgrigna nei perché top. Perché noi abbiamo parlato della presunta crisi di Bianchi. C'è però... Toni Dell'Aglio. Ma lascialo dopo c'è. E Carlo Gemelli? C'è. Oh, che piacere. Pensati. Ma non lo sapevi? No. Adesso lo sai. Dicevo... se non c'è Bianchi o se non segna Bianchi, chi segna? E noi abbiamo tre uomini, che sono i tre uomini che citava prima il prof. Allora, Antonello, secondo me, questi tre, sono Sgrigna, Sansone e Meggiorini. Secondo me non segna nessuno di quelli, segna Cerci. Tu ti riferisci alla partita di Roma? Sì, assolutamente sì. Io vedo Cerci. Poi mi auguro tra questi tre Sansone, perché ho una passione sportiva per Sansone. Mi auguro che questo sia l'anno di Sansone. Ma secondo me Cerci. Carlo ha già detto, un sacco di messaggi per Riccardo. Mister Giubergia dice forza Toro, saluti a Riccardo. Poi c'è, carinissimo, quello di Cristiana che dice grande Ricchi, sei bellissimo. E Federico che dice fai ciao con la manina. E quindi fai ciao con la mano. Ecco, buon, anche Federico l'abbiamo salutato. Silvia sta scrivendo messaggi, tranquilli, tutto ma bene? Rispetto agli attaccanti e rispetto alla partita contro una squadra di Zeman, Ventura ha dimostrato l'anno scorso come si gioca contro una squadra di Zeman. Sì, è andata meglio l'andata. Contro il Pescara, ho detto, in casa contro il Pescara. E in quella gara fece una grandissima gara a Sgrigna, che è un giocatore che sa andare nella profondità. Quindi non mi stupirei che potesse esserci anche solo uno spazio per lui, anche se credo che la coppia Bianchi-Sansone in questo momento possa essere più nella testa del Bianchi fa anche un grande lavoro in aria. Lavora tanto. Cioè lavora, si porta via l'uomo, lascia degli spazi. Aiuta anche sui corner di difesa. Vabbè che adesso devono ritornare perché quelli giocano a filo di centrocampo, quindi non è così. Però se c'è una partita dove Sgrigna può essere rilanciato è proprio contro una squadra. Sì, bisogna stare attenti perché con la Roma non si può, con queste grandi squadre, non si possono fare errori quando si è davanti al portiere, come ha fatto Meggiorino, come ha fatto Bianchi. Anche Cerci. Perché poi i gol li prendi, perché questi sono forti tutti davanti. Esatto. Per cui bisogna metterla dentro, ogni volta che c'è un'opportunità, un'occasione. Perché è differente giocare come con la Lazio, come... Cioè, con la Roma, perché la Roma ti fa gol. Sì, la Roma ti fa gol, te ne fa due. Se tu non fai gol quando hai l'opportunità... E ce n'è, ti dà l'opportunità, l'occasione per fare gol. Io metterei, come ho detto prima, nei top Ventura, ma non perché ha vinto la partita, perché secondo me ha trovato la quadra nella linea mediana, che a me piace molto, più che Brighi, piace più Gazzi Bascia, perché sono più dinamici, e anche dietro i due difensori centrali, perché poi Ogbonna, grande campione,
la mancanza probabilmente non... rientra a Roma, ma non, la può, non lo può far rientrare, perché uno, dici? Che è stato fuori, anche se guarisce, uno che sta fuori da un mese e mezzo, cioè come fa? Non ha la condizione. Beh, dei 90 poi minuti poi dovrà rientrare, no? Vabbè, lo può... più passa il tempo, no, dipende dal risultato. Sì, ma è stato, lo metto 10 minuti fa, lo metto un quarto d'ora, capito, però perché, ragazzi, anche per rispetto del lavoro di, di Rodriguez. Beh, per rispetto, perché l'allenatore cioè non deve guardare il nome, deve guardare chi lavora meglio in settimana, perché per l'allenatore, poi non è sempre così, i 22 devono avere tutte la stessa possibilità di giocare. Quindi chi rende di più, chi lavora di più, chi convince più l'allenatore durante la settimana dovrebbe essere titolare. Quindi non si può mettere, perché non è un robot, lui guarisce, non ha la condizione di giocare, lo può mettere dentro. Secondo me non lo fa. Silvia, sei pronta col pensierino di Frediano? Ragazzi, sei pronta? Sei pronto lo stacchetto? Stacchetto State di Frediano che Bozzo, anche questa sera. Frediano. Anche questa sera. Ma ha fregato il ma fregato no, il cerca, dai, l'ho visto cerca io un attimo bene, fa. Cerca l'ho visto un attimo bene, fa. Eccolo. Andiamo con lo stacchetto. Pronti con lo stacchetto. Dai, ma... Che dice Frediano questa settimana? Siete pronti? Ventura ha di nuovo sbagliato l'attacco. Perché lasciar fuori Aronica? Grande. Me lo rileggo. L'hai capito? Subito. Al primo colpo? Fantastico, Silvia. Ventura ha di nuovo sbagliato l'attacco. Perché lasciar fuori Aronica? Grandissimo. Come ha fatto? Allora, Fede Damango dice, segna Gillet al 94. Come Damango? Damango è il mio paese. Infatti, è per quello che te lo leggo subito. Segna Gillet al 94esimo di testa. Vabbè. Cosa? Vabbè. C'è poi... anche poi chi si sveglia, ogni tanto. Poi, cosa vogliamo ancora dire? No, io vorrei... Allora, prima della pubblicità il pagellone, dai, facciamo il pagellone. Sei pronta? Adesso? Silvia, sì, sì, subito il pagellone, dai. Va bene. Andiamo col pagellone e poi andiamo in pubblicità. Allora, Silvia. 10 a Bascia, e mi dispiace perché l'appena incensato adesso Piazzolla sembra che io la pensi come lui. Però purtroppo è così. Secondo me Bascia è stato un giocatore fondamentale per la corsa l'anno scorso del Torino in Serie A. Quest'anno si è accomodato molto spesso in panchina. Quando chiamato in campo ha dimostrato comunque di essere un giocatore preparato, un giocatore umile, un giocatore che darà il suo apporto e pur sapendo che magari non è titolare fisso. Secondo me incarna molto bene lo spirito toro, per cui il mio 10 questa settimana va a Bascia. E il 4? Il 4? Vai! No! Sì! Invidia! Gelosia! Perché a Francesca Piccinini? Vergogna! M'hanno detto, non lo so perché io il martedì ho altro di meglio da fare. E certo, e quindi non ci guardi. C'è una trasmissione il martedì dove è venuta questa signorina. Allora io dico... Ma che cos'ha questa signorina più di me? E se avesse proprio qualcosa di meno di me, una manciata d'anni, signori. Voi lasciate la strada vecchia per questa nuova? Si diceva la gallina. Sapete quel che lasciate, non sapete quel che trovate. La gallina vecchia. E poi, ste bionde. Basta con le bionde. No, io dico che a voi uomini piacciono le tonde, più che le bionde. No, questa, è questa però senza nessun riferimento, immagino. Mi auguro di no. Francesca, un grandissimo martedì. Fantastica. Ha messo anche la maglia del Toro. Loro vorrebbero censurarmi, ma a me non mi censura nessuno. Però ve lo dico la prossima settimana. Ha messo anche la maglia del Toro, Francesca. Ha messo anche la maglia del Toro. Il resto fra noi ce lo diciamo durante la pubblicità, sperando di finire prima di tornare dopo, perché Silvia se no... Ci fermiamo qui, salutiamo e ringraziamo Riccardo, in bocca al lupo per la scuola e naturalmente anche per il Lucento. Certo. Saluta il tuo allenatore e ci vediamo presto. Sì. Grazie. Saluto anche i miei amici del sociale e in generale tutti quelli che mi stanno guardando. Fai ciao con la mano e li abbiamo salutati. Tutti. E ci fermiamo qua, pochi secondi e torniamo con ospiti, quant'altro, Piazzolla che urla, c'è di tutto. Fra poco.